Come prima cosa non bisogna lasciare soli gli insegnanti, i presidi, le scuole. Le scuole sono una parte integrante, sono il cuore della nostra società, non sono fuori dalla nostra società. Quindi quello che accade nella scuola è doppiamente grave perché è una ferita alla società, ma soprattutto spesso sono ferite ai giovani, agli studenti, al corpo insegnante. Insomma, dobbiamo avere tutti più cura della scuola e proteggerla anche un po' di più. Poi ovviamente di fronte a fenomeni di violenza, di bullismo, bisogna capire, comprendere, non basta sanzionare, non basta punire, ma non bisogna nemmeno essere indulgenti. Bisogna far capire l'importanza, la gravità degli atti e soprattutto accompagnare le persone. Le persone devono essere recuperate e io mi auguro, e penso di non illudermi, che persone che abbiano a volte inferto delle ferite alla scuola possano ritornare e amarla ancora di più. E speriamo che sia così, ma è un tema di educazione civica e di comprensione dell'importanza della scuola al centro della società.